Eccoci, siamo in diretta Buonasera. per un nuovo esclusivo episodio di Granelli la serie in compagnia di Lorenzo Adorni. Ciao Lorenzo. Buonasera, grazie Ti per ho l'invito. cercato per mesi e mesi e mesi, alla fine ce l'abbiamo fatta, vedi? È vero, ce l'abbiamo fatta, ma l'importante è non demordere. Assolutamente mai, poi io veramente non demordo mai quanto a stalkerizzazione, perché sennò Granelli la serie non si potrebbe reggere. È giusto così, è giusto così. Esatto. Senti un po', sei emozionato per l'uscita della seconda parte di Guida Astrologica per Cuori Infranti, che ricordiamolo è uscito ieri, sta già andando a bomba, ora siamo te, cioè siamo, siete, io mi sento un po' parte perché sto intervistando tutti. No, vieni, sali sul carro dei vincitori. Sali, Salgo sul sali. carro dei vincitori, insomma, terzo posto sulla classifica di Netflix, ma diciamo che in classifica nella top 10 già in moltissimi altri paesi, perché è stata, vabbè, insomma, è stata tradotta, è stata doppiata in tutte le lingue possibili Assolutamente. e immaginabili. Ecco, poi ne parleremo. Insomma, tu sei la guida astrologica, esattamente interpreti Tio, che a tutti gli effetti è il titolo della serie, quindi voglio dire, più protagonista di così si può. Praticamente sì, no, la protagonista la lascio a Claudia perché tutto il lavoro da vera protagonista l'ha fatta lei, quindi Ah, vabbè, no, tu sei un nel senso che per l'impegno che ci ha messo e per anche il grosso lavoro che ha dovuto fare. Sicuramente io era come essere zii, cioè io mi sono preso il bello di tutto, capito? Lavoravo il giusto, potevo divertirmi perché avevo un personaggio divertente, quindi diciamo che è stato un viaggio molto bello e sicuramente sono molto contento perché noi non eravamo mai arrivati terzi con la prima stagione su Netflix Italia, nella top 10. E adesso con la seconda c'è stato questo ritorno pazzesco, incredibile, che devo dire ci ha resi tutti molto felici ed è una cosa che ci fa bene anche. ma perché guarda, è il cosiddetto, cioè quando il passaparola, ecco, non mi veniva il termine, è il cosiddetto passaparola che sta portando questa serie veramente ad ottimi risultati, perché sia per quanto riguarda il romanzo vendutissimo di Silvia Zucca, fantastica, da cui è nata tutta l'idea, sia per quanto riguarda la sceneggiatura, il soggetto, la regia, il cast, siete amatissimi voi, siete ricercatissimi. Cioè, veramente non so quanti direct ti arriveranno su Instagram, non oso immaginare, però insomma, tra l'altro in tutte le lingue, perché cioè, il Brasile è impazzito Devo per questa logica. Esatto. dire che questa è stato il mio primo lavoro su Netflix ed è impressionante appunto come cioè in un secondo sei lanciato nel mondo, Nel mondo, no? vero? Ti scrivono persone che appunto l'hanno visto in turco, l'hanno visto in portoghese brasiliano, spagnolo, prendendo Spagna e America Latina, ovviamente, no? Ma è stato impressionante, cioè, e questo devo dire che ha fatto, vale per tutto il cast. Sono stati dei personaggi che sono stati tutti a loro modo amati o anche odiati a tratti, però questa è una cosa bellissima. Vero, vero, una bellissima scommessa, anche perché grazie a Dio le produzioni Netflix prendono anche attori non emergenti, perché non siete emergenti, tu lavori dal 2016 e poi parleremo di tutto quello che hai fatto in questa puntata, però insomma visi nuovi, cioè perché voglio dire l'Italia molte volte si fossilizza su determinati attori che fanno qualsiasi cosa, e invece Netflix come le piattaforme in generale sono una boccata d'aria fresca perché ci sta, insomma, no? Sì, questo sì, nel senso che a Netflix non importa del tuo nome, nel senso crede nel progetto e diciamo che non esiste più quella forma dove una volta che sei un protagonista della Rai continui a fare tutti i progetti Rai, no? No, è una formula che Netflix non ha mai È approvato. standard Sabrina Ferilli, senza fare nomi e cognomi, non Sì, esiste più. o comunque. A parte Sabrina, ce ne sono di tantissimi altri che hanno fatto questo e Sono bravissimi bravissimi. attori, bravissimi,
Esatto, bravissimi interpreti in generale. Non è quello, è che è proprio il fatto del rendersi cliente di una solo, di un solo, come dire, di un solo network, no? E questo era anche producente, controproducente, secondo me, per gli attori, perché poi ci mettevi tantissimo a uscire da un personaggio. Vero, vero, vero. Da E questo punto poi. di vista, Netflix e Amazon, per dire. Ti scelgono se sei giusto per il ruolo, se sei giusto per il progetto e se piaci ai loro standard. E quindi diciamo che poi la parte controproducente che ti può anche succedere che non ci lavorerai mai più, ma non è una questione di scelte politiche, è proprio una questione, come dire, di ricircolo, no? Hanno talmente tanto da offrire, la richiesta è talmente vasta Però che. anche l'offerta, grazie a Dio, su Netflix, meno male, perché appunto c'è molta più scelta. Mi ricordo anche 15 anni fa la serialità italiana era quella, anche 10 anni fa, va. Con Netflix c'è anche vasta scelta, non per forza, cioè non ti, a parte che poi è bellissimo Netflix perché ti fa scoprire anche realtà di altri paesi. Noi in passato eravamo comunque condizionati dall'Italia o dall'America, qualcosa dall'Inghilterra e punto. Invece, grazie a Netflix vediamo serie di tutto il mondo che sono veramente di altissima qualità e anche per voi Come? attori, voglio dire, uno stimolo Come? importantissimo, insomma, vedere altre realtà. Assolutamente sì. Assolutamente sì, nel senso che io è stata, grazie a Netflix, ho visto la mia prima serie tedesca. Non conoscevo la serialità tedesca, una serie come Dark, nel senso è stata, questo poter spaziare nell'universo, insomma, della cinematografia, vedere anche. Tecnicamente, a livello di sceneggiature, che cosa gli altri scrivono, anche recitativamente, perché poi il bello è guardare anche tutto in lingua originale, no? Cioè, ti dà una possibilità di veramente apprezzare un lavoro attoriale e non solo, a livelli Verissimo. macroscopici, senza dover per forza. Ma a proposito di vedere le serie in lingua originale, tu ti sei visto in qualche altra lingua invece, visto che ti hanno doppiato in spagnolo, in francese, in inglese, ti è capitato di farti due risate vedendoti in qualche altra lingua? Sì, c'è stato un momento in cui mi sono visto una scena ed era in tedesco, l'ho visto in tedesco, spagnolo, vabbè, inglese, francese, e poi sì, ho scelto tipo il turco perché cioè, Certo, come puoi non vederlo in turco? Cioè, è esatto, impossibile. cioè era una cosa divertentissima anche questa, cioè. Tra l'altro anche la Turchia è impazzita per Guida Astrologica per Cuori Infanti, Madonna, perché sì, no? è stato impressionante come alcuni paesi Secondo me, proprio. se non vi producono la terza serie in Italia, ma io spero ve la producono, e a questo punto Silvia, se ci stai ascoltando, inizi a scrivere, ve la produrranno in Turchia, perché Sì, no, sicuramente. cioè, ci sarà sicuramente qualche Netflix interessato alla terza stagione, questo è poco ma sicuro. Sì. Anche Però perché i personaggi hanno ancora tanto da dire, secondo me, cioè proprio anche l'evolversi dei personaggi. Non spoileriamo nulla perché la seconda stagione è appena iniziata, c'è gente appunto che ha iniziato a guardarla, per cui siamo ancora in una fase in cui non si può spoilerare assolutamente nulla. Ma di no. questo e di tanto tanto altro, di tutto il percorso professionale umano di Lorenzo Adorni, ne parleremo subito dopo la sigla di Granelli. Sigla. Ed eccoci, siamo ritornati a Bomba con Lorenzo Adorni, protagonista, tra i protagonisti, non diciamo l'unico protagonista, però insomma la guida astrologica per Cuori Infranti, c'è la bravissima Claudia, che poi insomma vi racconteremo anche qualche spoiler a fine puntata, quindi rimanete fino alla fine perché ci sono tante novità in merito. C'è anche Michele Rosiello, insomma siete un bel gruppo di protagonisti e tu sei Tio, la guida astrologica per Cuori Infranti. Ne capisci qualcosa di astrologia? Lorenzo? No, no.
No, 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 nel senso è una cosa che non ho mai escluso. So il mio ascendente, ovviamente il mio segno, però diciamo che mi è sempre incuriosito. Poi ecco, fare Tio sì, mi ha permesso anche di entrare un po' più nello specifico di quello che vuol dire astrologia, no? E di conseguenza. Questa cosa poi mi ha aperto un po' di curiosità su Vabbè, tutto quello che stavo anche certo. dicendo in scena, giustamente. La E ricerca del calmo. personaggio, no? Sì, è stato, come dire, era necessario anche un po' che mi concentrassi su che cosa Tio stesse dicendo, quindi sicuramente è stato un bel viaggio. Poi l'astrologia in sé è complicatissima, cioè nel senso non è una cosa che si impara. Ci sono dei manuali enormi di astrologia, è No, no, vero, antichissimo vero. Poi, come no, no, ma poi molte a volte viene Milano. proprio analizzata, però in realtà c'è tanto studio dietro, tante No, ricerche, è la come? scienza È come? veramente. È come? E la cosa appunto è antica, come pratica, veramente, mi ha spiegato un po' di cose quando eravamo stati a Milano al lancio della prima stagione. C'era, come si dice, la creatrice della pagina del Merdoscopo che ci faceva, ti leggeva la carta astrale, se volevi. E tu te la E sei lei, fatta sapere? sì, assolutamente. E ci ha preso? E no, per molte cose ci ha preso, devo dire la verità. Poi, ovvio che. C'è libero arbitrio, nel senso Ah, vale per ok. chiunque, no? Quindi, come dire, ogni persona poi è diversa, per carità. Però però su delle cose, guarda, diciamo, su macrosistemi. ci sono fasi della vita in cui tutti ci caschiamo nell'astrologia, quindi bene o male anche quelli proprio più scettici dell'universo si leggono un oroscopo e dicono: cazzo, come cavolo ha fatto a capire che mi è successo esattamente questo, questo, questo e questo, quindi insomma. Esatto, cioè prima o poi è quella cosa che non vorresti, ma poi alla fine ti ci ritrovi Sì, a sì. leggerlo, no? Anche perché comunque, Invece. bene o male, un amico o un'amica fissata con l'astrologia ce l'hai sempre nella vita, dalle elementari in poi, soprattutto parenti, zii, eccetera. Quindi in qualche modo Esatto. sì. No, ma poi è Davvero. quella cosa che in realtà poi ci fai più attenzione quando fai un progetto come questo, appunto. Ti rendi conto che è tipo la seconda domanda che ti viene fatta spesso in una conversazione di che segno sei, no? Oppure appena dici qualcosa che è un attimo fuori dagli schemi di come sei stato percepito fino a quel momento, dico, ma che segno sei tu? Sì. Cioè, in realtà, appunto, tutti un po' ci crediamo, se vogliamo dire così. Io Tu di che segno sei, Lorenzo? sono Bilancia, ascendente Vergine. Quindi è una persona equilibrata, no? La bilancia in teoria dovrebbe essere equilibrata. Questo è un grosso, in realtà è un grosso, come dire, c'è un misunderstanding, perché la bilancia è alla ricerca dell'equilibrio, quindi di per sé non è mai in equilibrio. È come, cioè, è particolare questa cosa perché appunto spesso dici no, la bilancia è l'emblema dell'equilibrio, sì, ma l'equilibrio non è un punto d'arrivo, ma è una ricerca, è una fase. Molto spesso dura meno l'equilibrio nella bilancia che il posizionamento dei pesi, no? Esatto. Quindi in E poi tra realtà. l'altro è la protagonista di Guida Astrologica che è una bilancia, infatti voglio dire, lei è proprio equilibrata, non mi sembra, alla ricerca dell'equilibrio, Lei è giusto? alla ricerca dell'equilibrio, Come tutti noi, insomma. assolutamente. Come tutti, esatto, perché poi alla fine dei conti l'essere umano è alla ricerca dell'equilibrio, quindi. Esatto. Senti un po', ma andiamo alle origini, quindi accantoniamo per un attimo Guida Astrologica, di cui la seconda stagione sta andando proprio a bomba, e poi magari ci ritorneremo più in là, e parliamo un po' di Lorenzo agli inizi, perché su Granelli la serie io mi voglio concentrare sulla passione, proprio per lanciare il messaggio che bisogna sempre perseguire le passioni, cioè anche se magari la vita sembra che ti vada contro, anche quando puoi anche intraprendere un altro percorso, un altro lavoro, eccetera. Però se tu hai una passione forte, hai la voglia di fare qualcosa di creativo, di artistico, di qualsiasi
settore si tratti, bisogna andare avanti, anche se la gente ti dice che non sei capace, anche se la gente ti dice ma che perdi tempo, sei grande, hai già superato una determinata età, bisogna fare quello che si vuole nella vita. E quindi mi piace intervistare persone che vivono delle loro passioni, appunto come te. Immagino che la tua prima più grande passione sia stata il mondo del cinema, la recitazione, il teatro. Sì, devo dire che fin da quando ero proprio piccolino, 10 anni, dopo uno spettacolo fatto a scuola, alle elementari per la festa di Natale, dove appunto recitavo sul palco insieme agli altri bimbi, avevo sentito qualcosa di totalmente nuovo, okay? Mi sentivo molto bene nel recitare questa parte, nell'essere su un palcoscenico. Da lì poi, Ricordi ancora a 10 anni, sì, non me lo memoria. ricordo perché era proprio. Beh, oh, poi aspetta un momento, nel senso, sono passati 20 anni, cioè, nel senso, non è che è Ah, è passato. vero, sì, era l'altro ieri, cioè, giusto, giusto. Sono passati 45 anni, no, scherzo. Però, no, sì, sicuramente è stata. Cioè, quella scintilla, io la vedo come la scintilla che mi ha fatto poi avvicinare alla recitazione, quella, perché così è stato effettivamente. E devo dire che è difficile scordarselo, perché poi parte tutto da lì, no? Parte Che tutto da. ruolo interpretavi? E interpretavo questo soldato cattivo Ah. che voleva fare una guerra, a un'altra città. Però era talmente tanto tempo che queste due città si facevano la guerra che ormai non c'erano neanche più le palle di cannone. E quindi. Buona la scuola che hai frequentato, voglio dire, insomma, a Sì, 10 anni fa una cosa del genere, tanto di cappello alla scuola di era Stato. impegnativa. E questo soldato che interpretavo dell'altra città decideva di far fondere le campane per fare delle palle di cannone e dei cannoni nuovi, solo che la cosa che si diceva, la leggenda diceva che quando le campane di tutte le città avrebbero suonato, sarebbe scesa la pace fra le due città. Sarebbe stato il segnale che si voleva smettere di fare la guerra. Quindi Bello. lui fa fondere le campane, però quando inizia a sparare, non sparano le palle di cannone, ma iniziano a suonare. E quindi viene chiamata la pace. Anche se Bellissimo. partiva da un atto di guerra. E quindi è così, cioè, a volte ho una buona memoria, però ripeto, lo ricordo proprio perché è stato lì il mio inizio come pensiero. E poi hai maturato, ma hai fatto quelle classiche scuole di recitazione che si fanno, insomma, scolastiche, qualcosa del genere, sai, appunto quando un ragazzino ha 15, 14, 16 anni lo si porta Esatto. a nuotare, oppure c'è il corso di recitazione che quelli più artistici, diciamo, tendono a Io seguire. all'epoca sì, io facevo anche pugilato, quindi Mazza. facevo sia pugilato che andavo a scuola, appunto c'era il corso al liceo, no? E lì poi ho fatto il corso di teatro, poi sono entrato in una compagnia amatoriale della città da cui vengo, che è a Fidenza, in provincia di Parma, e lì appunto ho iniziato a muovere i primi passi su vari spettacoli. Eravamo in un teatro che comunque contiene 450 posti, quindi riuscivamo a riempirlo sempre quando facevamo lo spettacolo. Wow. Quindi qualche amatoriale, voglio dire, no? Sì, però era tutta gente che aveva fatto il corso al liceo di teatro, che poi si era unita, aveva fondato proprio una compagnia teatrale e Bello. ogni anno facevamo l'allestimento dello E spettacolo. che spettacoli facevate? Cioè, che tipologia di spettacoli portavate in giro? Un'idea, perché in realtà diciamo che erano tipicamente di commedia. Vecchio stampo, molto bella. Ad esempio, abbiamo fatto un anno abbiamo fatto l'Invito a cena con Delitto, che tra l'altro adesso hanno fatto un remake del film, quello vecchio degli anni 70. Poi un altro spettacolo a cui sono molto affezionato è stato La Cage aux Folles, che in Italia è più conosciuto come Vizietto,
che a sua volta appunto è un musical, quindi teatrale, però in Italia era diventato famoso con... Sai anche cantare, quindi. Sì, nel senso, noi non abbiamo fatto la versione musical, il nostro era uno spettacolo, quindi me ne guardo bene dal dire che saprei fare musical. Mi è sempre piaciuto tanto cantare, avevo anche un gruppo musicale dove cantavo. E sì, anche quello è sempre stata una delle mie grandi passioni. Pallino, quindi in futuro non si sa mai, diciamo. Non Hai c'è mai, scritto no, no. Mai, qualcosa? mai dire mai, Mai dire mai mai, dire mai. sempre spalancare tutte le porte, anche la presentazione la vedrei bene, anche perché tu comunque in guida astrologica sei anche un presentatore fondamentalmente, oltre ad essere un artista estrionico, e la presentazione pure potrebbe essere un altro tassello, vedi? Poi in questo periodo c'è questo scambio tra attori, presentatori, non so per quale motivo, forse perché scarseggiano i presentatori, quelli della vecchia scuola, e quindi si attinge dalla recitazione. Beh, c'è Amadeus che fa tutto, di conseguenza penso non abbiano bisogno in realtà di un presentatore. Bene, va bene, dai, continuiamo ad andare avanti. Quindi, insomma, hai fatto questi spettacoli, hai creato con tutti questi compagni, insomma, di recitazione questa compagnia, e poi andando Poi avanti. sono andato a Milano, dove lì ho studiato. Prima ho fatto un corso in una scuola, poi ho iniziato un'altra. Poi volevo a tutti i costi trasferirmi a Roma. Anche qui ho fatto un percorso scolastico di 3 anni in un laboratorio permanente. E poi in realtà ho continuato a seguire vari acting coach piuttosto che registi, anche da che venivano da fuori, inglesi e americani. E lì ho continuato sempre la mia formazione, ma in realtà continuo ad essere, come dire, è sempre attiva la formazione in questi mestieri, non è che si finisce mai. Sono Quindi. mestieri che partono da una curiosità di fondo, poi lo studio del personaggio crea sempre, insomma, studi approfonditi nel dettaglio, poi ogni ruolo ti apre un mondo, quindi voglio dire, Assolutamente. è bello Beh, proprio anche questo. perché ogni persona è un mondo di per sé, quindi poi appunto è ovvio che anche i personaggi, appunto, rivesti i panni di una persona completamente diversa da te. E quello è La bellissimo. base sei sempre tu, però insomma, diciamo quello che Dai, si vorrebbe. delle sfaccettature di te, diciamo, un personaggio che però potrebbe essere completamente l'opposto, anzi, nella maggior parte dei casi è così. E poi nel 2016 hai fatto Maria per Roma, che è stato il tuo primo film al cinema. Sì, è stato il mio primo ruolo al cinema, e è stato il mio primo ruolo al cinema quello che appunto la regista Karen Di Porto, che è anche stata la sceneggiatrice ed era protagonista del film, mi aveva scelto per un ruolo appunto cioè, il giovane regista emergente. Lei faceva la stessa scuola che stavo frequentando io e mi ha visto recitare, mi ha chiesto se volessi fare questo ruolo. Bello. E da Sì, lì lo forse è partito un po' tutto, saprei dire perché in realtà vedo sempre questo percorso in un'ottica un po' più grande, no? Perché non saprei dire quando finirà, ma soprattutto non so dire quando è no? iniziato, Non nel senso finirà che... mai. Che cosa, quando finirà? Che deve finire? Cioè, appena No, inizia dico, dovrà è quello. finire. No, no, perché chissà, nella vita uno si sveglia Ah, domani e dice, sì, io mi nella sono rotto le guarda, palle. mai come in questo periodo, viviamo alla giornata perché con quello che sta succedendo nel mondo non sappiamo dove saremo domani, per cui Esatto, quindi magari uno dice: mi sono rotto le palle di svegliarmi in un mondo malato e oppresso da guerre, pandemie, da tutte comunque queste cose che l'essere umano si diverte molto a fare, e voglio ritirarmi a fare gratta che caro in un'isola sperduta dell'Oceano Pacifico. certo. Nel Tra senso, è l'altro, poi, plausibile. a proposito di questo, tu ti sei anche iscritto all'università. Che università avevi iniziato a frequentare? Ho iniziato giurisprudenza, Ah, no, come tutti, più o meno. poi ho dovuto prendere per mano la mia famiglia e dire: ragazzi, scusatemi, ma io non la voglio fare.
All'inizio è stato ovviamente un po' traumatico, anche perché io venivo dal liceo classico, sono sempre stato abbastanza bravo a scuola. Diciamo che un po' si pensava che la recitazione o comunque il cinema, la regia fossero degli hobby, ok? E invece no, io volevo farne la mia vita, appunto. Volevo svegliarmi contento tutti i giorni di andare a lavorare o di fare un'esperienza. E l'unico modo per me era fare un'esperienza e un lavoro legati a quella che è sempre stata la mia passione. Quindi Dopo quanto tempo dall'iscrizione a giurisprudenza hai capito che non era quella la tua strada? neanche un anno. Vabbè. Poi mi do dello stupido perché in realtà io sotto sotto lo sapevo anche prima. Quindi Vabbè, però a 18 anni, guarda, è sempre così, a 18 anni uno non ha quella maturità. Poi, secondo me, le nostre scuole sono pazzesche, cioè ti formano come non mai, però non ti danno quel coraggio, diciamo, di uscire dall'isola, soprattutto se sei il classico bravo ragazzo, insomma, che ha sempre preso buoni voti, che è sempre stato un po' così, ha sai sempre la... cosa? Penso che ci sia, come dire, più che altro le scuole e la formazione non escono da quello che è il terreno consolidato, no? Ovvero si conoscono determinate formazioni accademiche, però appunto se uno chiedeva ai miei professori, non avrebbero mai detto gli faccia fare un'accademia di teatro. Il fatto è che io non ci vedo niente di male, nel senso, è un retaggio culturale che prima o poi spero si abbandoni perché non si passa. Che si sta già sgretolando, che sono triplicate le scuole di recitazione dagli anni tuoi, dagli anni miei, ancora prima dei tuoi, però prima era molto più complicato secondo me, per un giovane Nel bene e nel approcciare. male, era più complicato anche nel bene, perché comunque oggi ci si sveglia e si diventa attori, no, cioè nel senso no, è un percorso, è una formazione ed è molto lungo, è un percorso misto teorico e esperienziale, quindi è un bellissimo percorso, ovviamente io sono di parte, però dico, per questo penso che in realtà la scuola dovrebbe non tanto preoccuparsi di qual è l'iter uscendo da un liceo classico piuttosto che da un istituto tecnico, ma quali sono le inclinazioni dello studente, a Sai cosa? prescindere che poi abbia 10 in latino. Secondo me il retaggio culturale anche di 10-15 anni fa, ritorniamo sempre al passato, è che si pensava molto al fatto che l'ambiente dello spettacolo in generale fosse poco meritocratico. Quindi anche quando, che ne so, un genitore vedeva una determinata inclinazione del proprio figlio, perché comunque i genitori non sono stupidi, tendevano sempre a proteggerli, tra virgolette, perché dicevano purtroppo ci sono molti attori che non riescono a vivere del loro lavoro, nonostante siano bravissimi, ci sono attori meno bravi che magari sono strapotati e quant'altro. Questo c'è ancora, per carità, però molto meno secondo me rispetto al passato, proprio perché appunto anche queste nuove piattaforme, anche questo modo diverso di approcciare alla recitazione in generale ha dato anche molte più chance rispetto al passato. Sicuramente sì, sicuramente sì. Diciamo che in realtà penso che sia uno dei lavori precari per eccellenza, quindi in una società dove si è sempre associata la felicità al possesso piuttosto che a ciò che ti rimane, sicuramente non è un percorso facile. Oltre a non essere un percorso facile, comunque è un percorso che richiede tempo e denaro per poter essere fatto. Quindi devo dire che onestamente io mi ritengo anche molto fortunato perché ho una famiglia alle spalle che mi ha sempre supportato in ogni modo possibile e ha sempre creduto in me. E Bello. devo dire che per me il 50% del lavoro era già stato fatto perché io penso a tutti quei miei colleghi o mie colleghe che invece hanno dovuto fare una fatica du duplice per farsi accettare anche all'interno delle famiglie, per il loro, o che non potevano anche semplicemente essere aiutati nel trasferirsi fuori casa, nel vivere delle esperienze che sono anche molto costose.
Quindi sì, E vabbè, è... poi diciamo che poi appunto dopo questo film sono venute altre partecipazioni anche importanti in fiction di grande successo, Il Cacciatore, la prima stagione, Commissario Montalbano, poi volevo essere una rockstar, volevo fare la rockstar, che tra l'altro a breve... Tra l'altro adesso è su Prime Video, abbiamo che è arrivata. Esatto, esatto. E su Prime Video tra poco uscirà anche la seconda stagione. Bellissima serie, tra l'altro, quella. Insomma, Molto. se non l'avete vista, vedetela su Prime Video, Molto perché bello. ne vale veramente la pena. Sì. Molto originale, molto innovativa, che dà tanti spunti di riflessione, anche quella. Poi hai fatto un film molto, molto importante, Maschile Singolare, anche quello Prime Video. Yes. E poi fino ad approdare appunto a Guida Astrologica per Cuori Infranti, sicuramente mi sono dimenticato qualcosa. Hai fatto anche Caro Lucio Ti Scrivo, che tra l'altro è andato su Sky Arte proprio il 4 marzo, il Sì, giorno. lo rimandano spesso, devo dire. Sì, è uno dei film su Lucio Dalla che è stato poi più amato in assoluto, quindi Bello. Anche perché pure lì l'idea è molto originale, insomma, sì, molto. far rivivere le storie dei protagonisti delle canzoni portandole avanti, fantastico. Esatto, sì, è stato molto carino, molto 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 carino come progetto, è stato bello e ha avuto anche una buona fortuna, devo dire, quindi sì, diciamo che di cose ne sono state fatte, speriamo più che tante, che ce lo si augura sempre, fatte bene, ma soprattutto tante diverse. Vero, La vero. diversità è una cosa molto importante per me. Passare dal mafioso a tio di guida astrologica, insomma, è un bel cambiamento. Esatto, esatto, esatto. È il bello per cui facciamo questo mestiere, no? Cioè, vogliamo essere sempre diversi. Quando hai capito che ce la stavi facendo, che quindi tutti gli sforzi, tutta la tua dedizione a questo mestiere stava iniziando a portare delle conseguenze positive? Perché poi gli inizi sono sempre molto, molto complicati, veramente tanto. Diciamo che non l'ho mai capito fino in fondo, non so cosa voglia dire farcela, mi sono solo fidato di una sensazione, ovvero che iniziavo a riscuotere un successo, il che significa successo proprio le persone che fanno questo mestiere, colleghi, colleghe, ma casting director, registi, il mio agente quando mi ha preso sotto la sua ala. Quando vedi che non sei l'unico a portare fiducia in se stesso, ma con umiltà ti rifai anche a chi ne ha visti un po' di più, e scopri che comunque c'è un apprezzamento per quello che porti, a prescindere che poi magari non si lavori o meno, non si lavori tanto o poco, a volte le dinamiche produttive sono così vaste che io ancora non ho capito come funzioni, ma in realtà va bene così, cioè non è il mio lavoro. Lì ti ricordi che dici: ok, sono contento perché comunque sto portando avanti come lavoro la mia passione. E quindi dici: qualsiasi cosa a questo punto non è che non ti scalfisca perché lo fa, c'è sempre il momento no, Certo. però ti ricordi perché sei lì e perché non vuoi mollare, perché stai bene. Stai bene in quello che fai e quello che fai tutto sommato piace anche, quindi no? Certo. Cioè, Ti non è poco. accorgi che insomma si sta andando per la giusta direzione. Poi appunto Esatto. ci sono stati dei film di cui magari uno non si aspettava nemmeno il successo che poi comunque è ottenuto, per esempio lo stesso Maschile Singolare. Sta avendo tantissimo successo anche all'estero, è stato venduto in diversi paesi. È stato venduto in tantissimi paesi nei cinema. Oh, Dio, aspetta, devo fare una cosa importantissima. Stai lì. Ok. Allora, in tutto ciò prendo la palla al balzo perché c'era una sorpresa, ma a questo punto sveliamola. Sarebbe arrivata l'incursione di Silvia Zucca, la scrittrice di Guida Astrologica per Cuori Infranti. No.
Sì, esatto, solo che non si riesce a collegare. Lei, tra l'altro, sta sentendo tutto, immagino, quello che sta succedendo, però mi dice Silvia che il dispositivo non è collegato, quindi secondo me dovresti provare ad uscire e rientrare con Google Chrome, perché questo, il programma di StreamYard è un po' complicatino, quindi prendo la palla al balzo per dire a Silvia questa cosa, se vuoi provare a rientrare, accolto. Va bene, abbiamo svelato questa sorpresina, tra poco avremo anche Silvia Zucca. Ritorniamo a noi, tutto a posto, Lorenzo? Ti sei Sì, mi abbassato? stava scaricando completamente il cellulare. Ah, ok, vedi, vabbè, niente. Se vuoi rimetterlo un po'. Bravo, fantastico, vabbè, del resto sei un attore. E tra l'altro questa Grazie. luce mi piace anche molto di più, quindi alla grande. A Non stare terra. per terra. Bellissimo. Senti un po', Lorenzo, quindi appunto stavamo parlando di maschile singolare che sta avendo un bellissimo successo anche estero con il titolo Mascarpone, se non sbaglio. Sì, che non è affatto male come titolo in realtà, Vero, nel vero, senso, male. pensandoci, è un bel titolo. È un bel titolo. Lì Sì. si sa qualcosa su un seguito, se ne è parlato, eh. Guarda, per quanto ne so io, non so niente, nel Vabbè. senso che io sono sem cado sempre un po' dal cero, no? Con tutto Ti che... contatteranno magari la sceneggiatura ultimata e Esatto, diranno ci sarà femminile singolare, il seguito di maschile singolare. no, con tutto che diciamo con i registi ci sentiamo molto spesso, si è creato anche lì un bellissimo rapporto di amicizia tra gli interpreti, la troupe, i registi stessi, e diciamo ci aggiorniamo sempre un po' di come sta andando la situazione di Mascarpone o di maschile singolare all'estero, che è stato comprato da Vision Distribution e lo sta distribuendo appunto in tantissimi Tra paesi, tra l'altro cui anche io la Silvia Bologna, che è stato... lo conosco da molti anni, dai primi anni che ha iniziato a navigare nel mondo della recitazione, cioè della recitazione, della regia, e sono molto felice per tutti i traguardi che sta avendo ultimamente, insomma, quindi Sì, un grande assolutamente. bocca al lupo anche a Guida. E l'altro regista, ricordami come si chiama, perché sono in due, maschile e Matteo singolare. Virati. Matteo Virati. Sì. Esatto. La sceneggiatura, tra l'altro, loro anche di Giuseppe Paternò Raddusa, che è un altro amico di Granelli La Serie, ci sentiamo spesso anche con lui, quindi insomma un bel gruppo di lavoro anche quello, assolutamente molto affiatato. Assolutamente sì. Senti un po', progetti futuri, ci puoi spoilerare qualcosa oppure non si può dire ancora niente? No, no, è tutto in fase di cantiere, quindi no, non dico nulla. È tutto ancora molto nella fase in cui va protetto dal dire. Dal dire. E vabbè, Però poi sì. Esatto, quando uscirà la notizia ritorni a Granelli e ne parleremo, ovviamente, ormai che esatto. devi Quando mi poi vedrai da qualche andare. altra parte, tornerò qui e ti dirò, eccomi qua. Assolutamente, esatto. Detto questo, no, prima di arrivare alla sorpresina che abbiamo già un po' spoilerato, volevo chiederti, visto che appunto si deve parlare sempre anche dei momenti di difficoltà, perché quelli poi secondo me creano anche le occasioni più fortunate di tutte, parlami del tuo momento di difficoltà maggiore, se c'è stato un periodo, un momento, una fase in cui pensavi di abbandonare questo mestiere e perché, insomma, parliamo un po' anche di questo. Ma allora, partiamo dal presupposto che molto spesso un attore o un'attrice pensano, vabbè, ma chi me lo fa fare? E per la maggior parte di noi la risposta è immediata, te lo fa fare il fatto che ti piace quello che fai, basta. Sicuramente il periodo più difficoltoso che ho passato è stato quello recente, perché sto ancora, diciamo, uscendo da una forma di neurite, che è un'infiammazione del nervo che mi ha paralizzato mezza faccia, il lato sinistro. E questa cosa comunque è durata tantissimo, ripeto, sono ancora in fase di recupero totale. Per uno che lavora con la propria faccia, sicuramente non è stato il massimo della vita, no? Cacchio, no, Però, immagino lo sconforto che ti ha portato tutto questo, ma da ma più dove? che lo sconforto, la rabbia, perché dici, ma perché
Cioè, perché deve proprio venire a un attore questa roba? Ma appunto non c'è una scelta. Ma È così, parliamo va. un po', che tipo di patologia è, di malattia? Perché io, scusa, l'ignoranza non ne ho mai sentito parlare, però insomma, vabbè, magari non sono proprio... Si chiama paralisi di Bell. Paralisi. È una cosa abbastanza conosciuta anche perché adesso è diventata famosa grazie ai vaccini, nel senso, è uno dei primi possibili effetti collaterali del vaccino di Moderna, ad esempio. Ma a te è Quindi, stato un effetto collaterale di Moderna? no, nel senso, parliamoci onestamente, non si può dire né sì né no, perché tanto non si conosce nulla sui vaccini. Però tu avevi fatto Moderna, avevi fatto quel vaccino lì. E Sì, ho fatto tutte e due le dosi di Moderna, ti è però venuto è una cosa. questo? Mi è venuto dopo, ma mi è venuto a distanza di 3 mesi dalla seconda dose. Ok. Quindi per loro non è associabile a un Non è effetto questo. collaterale da vaccino, ma a me sta bene, nel senso. Può dipendere dal freddo, da qualcosa, cioè c'è una concausa oppure ti viene quando meno te l'aspetti, No, come... si chiamava anticamente, è sempre stata chiamata paralisi a frigore. Quindi paralisi da freddo, Ah, da freddo. ma non è vero, nel senso che se no, come giustamente molti medici neurologi ti fanno notare, vuol dire che in Islanda dovrebbero essere tutti paralizzati a un certo momento dell'anno. Il colpo di freddo prende in maniera diversa, prende la cervicale, prende degli altri tipi di, come dire, parti anatomiche. Questa è una di quelle cose che sono molto comuni, ma di cui non si sa assolutamente il perché vengano, come vadano via, e quindi insomma ci vuole solo tantissima pazienza. E noi continuiamo ad avere pazienza. Ma a livello fisico proprio, cioè, ho capito, la paralisi di una parte della faccia, che cosa comporta? Anche la masticazione, cioè la respirazione, oppure quella parte lì va bene, insomma. No, cambia un po' di cose perché in base La vista, ad all'inizio. esempio, che cazzo, che ne so, scusa, No, cioè... all'inizio ti cambia un sacco di cose, nel senso che mastichi male, non ti si chiudono gli occhi, cioè non ti si a me non si chiudeva del tutto un occhio, anzi all'inizio non mi si chiudeva proprio, quindi avevo una benda per tenerlo protetto. Poi a me aveva preso anche il nervo auricolare. Perché sono molto vicini. Quindi avevo problemi di vertigini, non riuscivo a camminare dritto, non potevo guidare, ho ancora l'acufene, quindi ho questo sibilo costante nell'orecchio sinistro. È Quello una da rottura posto di di cazzo. discoteca, insomma, per cercare di trovare una similitudine, Sì, quello che viene esatto. la notte dopo la discoteca che riesce a dormire perché... E Esatto, proprio quella roba lì. da quanto tempo ce l'hai? Cioè, quando ti Circa seconda metà di novembre. seconda metà di novembre. Scusami la domanda, ma stavi girando qualcosa oppure fortunatamente non stavi No, facendo... no, 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 non stavo girando niente, ma diciamo che avevo come dire, avevo un progetto che mi stava aspettando, che purtroppo poi non ha potuto più aspettarmi. Però in quel momento non stavo girando niente. Era un evento, immagino, importante, perché poi quando succedono queste cose c'è sempre qualcosa di importante di mezzo che immagino poi... Certo, perché è comunque lì che ovviamente deve essere così, no? Cioè, diciamo che la vedo come una fase di crescita. È stata una fase di crescita, anche proprio per fare i conti con se stessi, no? E dire. Ok, adesso mi rimetto in sesto e ripartiamo da zero. Quindi vediamo. I primi miglioramenti dopo quanto tempo li hai sentiti? Mi interessa molto questa cosa perché comunque appunto è una patologia, una malattia che pochi conoscono, che può capitare a chiunque, quindi cerchiamo magari anche di tranquillizzare se dovesse capitare a qualcuno di noi. La verità è che questa malattia colpisce tante persone. Ma ha una risposta diversa per ognuno di noi. Nel mio caso specifico, i primi veri miglioramenti li ho visti a ridosso del terzo mese, secondo terzo mese.
Quindi molto recenti in realtà. Da pochissimo, cioè intorno a gennaio, per Sì, intendere, gennaio esatto. mercato. Dai, allora, Però però c'è comunque chi. se ci sono miglioramenti vuol dire che passerà del tutto, i medici ti hanno rassicurato Sì, da questo. passare passa, ti fai tutte le tue belle cure e ti passa. Vabbè, evidentemente la vita ti aveva detto che dovevi darti cioè una fermata anche dal punto di vista, che ne so, lavorativo, e poi queste cose non si riescono mai a metabolizzare, soprattutto se hai perso un'occasione molto importante, però grazie a Dio, Guida Astrologica, la seconda stagione sta andando ancora meglio della prima stagione, quindi magari da qui, ma quando si chiude una porta si apre un portone, magari, che ne so, ti chiameranno per il film italiano dell'anno e tu non lo potevi fare perché stavi girando quell'altra cosa. Chi può dirlo? Nel No, mondo è sempre così. È sempre così. C'è sempre qualcosa da lasciarsi dietro e qualcosa da portare avanti. Quindi, in realtà, il processo di metabolizzazione per una persona come me inizia dal momento 1. Io, dal momento 1 in cui sono stato male, ho iniziato a pensare che avrei perso qualcosa. Perché sono fatto così? Perché è così? vabbè, è Non si così, può. Esatto. soprattutto nel tuo lavoro è assolutamente così, cioè nel senso, Esatto. notevole. Ma hai avuto, immagino, un supporto dalla famiglia, cioè nel senso ti sei sentito No, sostenuto basta. in questo periodo difficilissimo della tua vita, forse? Assolutamente. Assolutamente sì, assolutamente sì. Non si è mai soli. No, no, ma Non volevi assolutamente. neanche tu essere isolato, perché poi molti reagiscono volendo isolarsi da tutto e tutti, magari rimanendo a casa. No, io non sono proprio il tipo, nel senso che me ne uscivo con la bocca storta e la benda sull'occhio, ma uscivo. Grande, vedi, questo è il Sembravo modo. Capitan Uncino. Esatto, questo è il modo di reagire. Bene, sono felice che si stia passando tutto. Grazie per averci comunque regalato No, questa grazie a te. no, non per l'intervista, proprio questo tuo momento comunque molto molto complicato. E allora, vedi, mi viene anche l'acutino. E allora ritorniamo alla sorpresa, visto che comunque sta qui ad aspettarci da mezz'ora, io la chiamerei. Guarda chi c'è. Ciao! Ciao Scusate, Silvia. io non volevo disturbare, volevo solo fare un saluto veloce, anche No. perché Lorenzo mi mancavi, insomma, l'altro giorno eravamo in una diretta, però tu eri in un altro Un altro parterre, slot. insomma, Ma lui senza di me non è guarda, possibile. Granelli non vi molla più, cioè ve lo dico, cioè ormai Ma vi grazie. catturerò per l'eternità, perché cioè, siete una fonte di ispirazione anche per il mio lavoro, voglio dire, la vostra positività, la vostra solarità, la vostra energia dà forza anche a me, sia di Silvia che ho già conosciuto. La loro soprattutto, perché poi sullo schermo ci sono loro che sono tutti bravissimi, devo dire, io ringrazio sempre tanto per tutto il lavoro che hanno fatto e colgo ancora l'occasione per chiedere scusa a Lorenzo per i capelli, perché so che Ah. No, beh, in realtà quei capelli lo sai benissimo che è stata una cosa che abbiamo portato avanti un po' tutti. Poi inconsapevolmente, perché se mi avessero detto che dovevo fare ogni volta 6 ore di parrucchiere, ci avrei pensato più su. Ma è giusto così, ci sono delle scelte che vanno fatte nella totale inconsapevolezza, perché poi alla assolutamente. fine Quelle cose serviva. a volte nella vita dici le fai, ho capito, le ho fatte. Ma tra Tra l'altro, l'altro, tu, cioè, nel senso, hai portato anche capelli ro rosa, ho visto in alcune fotografie, quindi non sveliamo, sono spoiler. no, no, Perché... no, 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 già che c'ero, visto che ero decolorato, ho detto, vabbè, allora mi faccio rosa. No, Ok. Vabbè, è giusto, certo. e tra l'altro è bellissimo come colore rosa nei capelli. Bellissimo. Vero, vero, condivido. Sì. Io, guarda, io mi sono ammazzato di tinte quando avevo 20 anni, mi sono fatto biondo, tutte le salse di biondo, poi ho iniziato a perdere i capelli, ho detto forse è meglio fermarsi un attimo. Però pure io, se no, ero un accanito della tinta, pro tinta per tutta la vita. Io volevo Ragazzi, chiedere solo una cosa a Silvia. Hai dimmi. iniziato la seconda stagione? Ah, è Sì, ne ho vero. viste due, ne ho viste. Tanto prima mi stava chiamando, mi sono allontanata, Pierluigi l'ha visto perché mi stava chiamando i miei
E io già lo so che adesso poi li richiamo, poi ho detto: papà, sono quasi in diretta! E me lo dico: no, volevo solo dirti che l'abbiamo vista tutta. E io ho detto: oddio, adesso li chiamo, mi spoilerano tutto il resto. Ma io voglio capire questa cosa dello spoiler, ma scusami un secondo, ma cioè l'hai scritto tu il libro? Infatti, quando lei mi diceva, se l'hai però. vista, non spoilerarmi niente, a parte che non potrei mai spoilerare niente in diretta a tutte le persone, sennò perdo No, pubblico. allora, il libro, ovviamente la storia è quella ed è rimasta quella, però ci sono alcune cose, soprattutto nella seconda serie, che sono un po' diverse dal libro, no? Quindi comunque io le scopro anche perché, anche con Bindu, insomma, non ci siamo dette tutta questa cosa, forse anche lei ha voluto appunto non rovinarmi la sorpresa, tant'è che quando mi ha mandato poi tutte le cose che praticamente dell'ufficio stampa che si potevano dire, quelle che non si potevano dire, io in realtà non l'ho neanche aperto perché l'altra volta mi sono rovinata praticamente tutta la serie perché mi diceva tutte le puntate, allora non bisogna dire che nella puntata tot, e dice, no vabbè. E allora questa volta ho detto, tanto non sapendo praticamente nulla, so che non bisogna dire il segno di Davide Sardi, quindi questo è conclamato, ma per il resto poi devo dire che ieri sera ho visto le prime due puntate e ho riso tantissimo, proprio tantissimo. È stato molto, non lo so, forse ancora più della prima, la seconda serie è molto esaltante da vedere. E poi, nonostante i cambiamenti, l'ho già detto a Bindu, anche perché ci siamo scritte poi ieri sera, lo trovo quasi più fedele della prima, allo spirito proprio del libro, nonostante se ne discosti, non so, cioè sono dei giri strani, però proprio ho pensato, ho detto, guarda come ha risolto questa situazione in modo più agile per la serie, e ci sta anche se nel libro è diverso. A questo e niente, adesso Adesso sono devi dire curiosa. la verità, Silvia, cioè parliamone. Ora Ah, sì, siamo terzi su Netflix, quanto terzi, dai, andiamo a sono vederla, veramente facciamola arrivare al primo posto, la terza serie è garantita. sono Cioè. contentissima, sono contentissima. Sì, è una bella Interessante. cosa, Stai molto bella. Poi, insomma, se viene ancora qualcosa, boh, chi lo sa, non, forse sarebbe sempre bello. Sei pronto a decolorarti di nuovo i capelli? No, ma qui lo Oh, cambiamo adesso. Nella terza lo cambiamo, lo facciamo moro del suo colore. sì, Tra ma l'altro, lungo magari con le prendo treccine, non lo spunto so. da questa affermazione di Federica. Il personaggio sta veramente bene a Lorenzo, i capelli, vabbè, toppissimo. Per ricordare che in realtà tu non avevi fatto il provino per Tio. Il primo tuo provino non era per Tio, giusto? No, il primo mio provino è stato per Carlo. Per Carlo, Ma dai. il fidanzato, insomma, quello L'ex si può dire fidanzato. perché è la prima puntata della prima serie, quindi insomma, si può dire, l'ex fidanzato della protagonista, e come mai poi sei andato su Tio? Ma penso una concatenazione di eventi, nel senso che quando ho fatto il provino con le casting Bindu, sono state loro a dirmi, ma ci fai i provini anche per Tio? Perché questo Tio non si trovava. E poi loro comunque si erano giustamente già ampiamente innamorate del loro Carlo, che è Alberto Paradossi, bravissimo. E quindi questa cosa poi mi ha permesso di mettermi in pista con questo personaggio. Ho fatto il provino e 2 giorni dopo mi hanno confermato che ero io. Senti, e poi anche quest'altra cosa, vedi, perché poi le domande ti vengono in... Volevo chiederti quanto di tuo c'è nel personaggio, cioè quali sono quelle sfaccettature che tu hai regalato della tua persona al personaggio e quali invece si discostano dal tuo carattere. Ma difficile, nel senso che Poi la giro anche a Silvia questa domanda, perché mi... Tante cose di Tio hanno a che fare con me, solo che io non le faccio vedere. Io Lorenzo, però, o magari decido di ometterle piuttosto che di farne vedere solo un po' alla volta. Chi lo sa? Però è lì sempre il punto, nel senso, tutto quello che noi offriamo ai personaggi fa sempre parte di noi.
ma semplicemente magari non lo facciamo vedere o abbiamo preso altre scelte nella vita. Diciamo che ho dovuto cercare la declinazione di Lorenzo che fosse più fedele a Tio. Una declinazione, cioè come sarebbe stato Lorenzo Se fosse se fosse stato così. anche perché poi voglio dire, i punti d'incontro ci sono, perché anche Tio è un attore, anche Tio è un artista, quindi insomma, da questo punto di vista le affinità ci sono, poi a prescindere dal carattere, dal comportamento e da tutto il resto, no? Sì, esatto. E invece Però quello c'è. vai, di, continua, No, Lorenzo. dico, c'è chi mi conosce in un determinato modo dice che ha visto tanto di me. Chi mi conosce in un altro dice wow, non sei tu. Hanno ragione entrambi. Le maschere di Pirandello, le famosissime maschere di Pirandello, uno si adegua Esatto. anche involontariamente, anzi sempre, si spera D'altra parte involontariamente. mi è bilancia, quindi è segno doppio. E tra l'altro è bilancia, il personaggio è gemelli, quindi insomma, cioè Sempre segno doppio, l'apoteosi. sempre E vediamo. mia luna è in gemelli. Vedi, quattro siete almeno, ma gemelli anche di Esatto. più, quindi. Io pure sono a Esatto. gemelli, per cui fantastico. Bilancia Silvia, tu che segno sei? Che me lo sono dimenticato, te l'ho chiesto. anch'io. Ah, Abbiamo bilancia è vero che è la cioè, qualche giorno di effettiva. differenza. Vabbè, io sono più vecchia, Tu sei la ovviamente. vera Alice, diciamo. Quindi figurati se non eri in bilancia. Senti un po', ma invece tu che cosa hai rivisto del tuo Tio nell'interpretazione di Lorenzo e che cosa invece ti ha stupito del suo guizzo, diciamo, che magari si differenziava dal tuo personaggio romanzato. Beh, allora c'è tanto del mio personaggio sicuramente perché anche Tio, secondo me, è una persona molto buona, molto altruista, molto dedita agli altri e questo credo che siano le sfumature che anche Lorenzo gli ha dato e probabilmente appartengono anche a Lorenzo perché da quel poco che insomma lo conosco, l'ho conosciuto, mi sembra che siano cose che appartengono anche a lui. È una persona molto, estremamente gentile e anche Tio è così, è una persona veramente che sente come vocazione l'apertura verso gli altri e anche una mancanza di filtro. È disponibile ad accettare, questo gliel'ha dato soprattutto lui, è disponibile ad accettare il mondo per quello che è. Nel mio personaggio forse questa cosa si vede un po' meno, anche se in realtà di sottofondo assolutamente così, non è una persona che nutre alcun pregiudizio. E questa cosa mi è piaciuta molto per come ci hanno lavorato loro. Nel mio devo dire che appunto ho riconosciuto questi tratti caratteriali dell'amico sempre disponibile, insomma, di questa apertura verso Alice, l'accoglienza appunto e la considerazione che ha verso di lei, assolutamente. Bene, mi fa molto piacere questa reunion, anche perché questo è soltanto un inizio di una vera e propria reunion che ci sarà venerdì, a questo punto lo possiamo spoilerare, non l'ho ancora scritto da nessuna parte, quindi è la prima volta che lo comunico in diretta. Venerdì alle 18:30 ci sarà una puntata speciale di Granelli la serie, praticamente con tutti. Silvia, allora innanzitutto invito in diretta Lorenzo Adorni che è sempre sul chi va là, quindi ora ci darà conferma o smentita in diretta. Ma Silvia, tu ci vuoi anticipare perché tu, tra l'altro, l'abbiamo lavorata insieme questa reunion, ci siamo Le scritte proprio. trame, vuoi svelare le trame? Esatto. Le Ma trame, dici un cosa po' chi devo ci sarà in questa anticipare? Non reunion. ancora Voglio gli impreparati. anticipare i protagonisti di questa reunion. Ah, Ci sono. allora, sicuramente quelli che so io, insomma, sono Bindu De Stoppani, che ha dato la sua Mi ha richiesto. disponibilità, e sai, io e lei ormai siamo qui in carabinieri, andiamo sempre in coppia più o meno. Poi ci sarà Michele, ci sarà Claudia Guzmano, Michele Rosiello e Claudia Guzmano, quindi quelli che so, se c'è Sono anche Lorenzo mi chiesti. fa Lorenzo, veramente tu che soltanto fai piacere. venerdì? Tu che fai Venerdì io venerdì sarò in casa. 18:30? Venerdì io a quell'ora sarò in casa, come penso anche domani. Sì.
E per i prossimi 10 giorni, perché ho il Covid, quindi sono stato Ah, malato. beh, vedi, cioè, una Mannaggia. disgrazia, ma io in realtà sono felicissimo perché così ti avrò Non perdi. ti ha ancora detto di sì, eh? Vabbè, però No, no, sono adesso ti però, calmo, voglio dire. a meno che non succeda che perdo la voce, visto che il mal di gola che mi ha preso, però. Ma dove te ne dovevi andare venerdì? Dopo questa disgrazia del Covid, che altra cosa ti ha fatto perdere? Perché sapevo che dovevi prendere un treno per andare altrove. No, Tutto no, no, fermo. fortunatamente erano questioni familiari, cioè cose No, rimandabili, quindi. ok, meno male. Vabbè, Dai, sì. dai, allora venerdì ci sarà il delirio su Granelli la serie. Magari da oggi a venerdì contatto qualcun altro, facciamo proprio una festona gigante di guida astrologica per cuori infranti che sta infrangendo ogni record su Netflix. Continuate a seguirla perché è una serie divertentissima che piace a tutti, tra l'altro. È una serie veramente trasversale perché piace ai ragazzini, ma piace anche agli adulti. Io ho un sacco di miei parenti, di miei amici ultra sessantenni che l'adorano e la seguono proprio accanitamente. Quindi, insomma, È vero, è è vero. così, è così. Veramente trasversale. Ragazzi, grazie, grazie mille, grazie a Grazie a te. Daniel per averci invitato, grazie a Silvia per aver fatto questa sorpresa a Lorenzo. E allora, in bocca al lupo, Lorenzo, spero di vederti venerdì in uno stato migliore rispetto ad oggi. E Sì, me lo auguro anch'io. incrociamo le dita e ci vediamo venerdì alle 18:30. Un bacione, grazie a tutti e Grazie due di essere ancora. in diretta. Ciao, Ciao, grazie a voi. venerdì.